Buongiorno, allora mi vedete in delle condizioni assurde perché mi sono praticamente svegliata da pochissimo. Ho già fatto colazione, non ve l'ho ripreso perché non lo so, perché ero di corsa, perché sono già, vi dico, aspettate che ho il Dyson in mano. Sono le 8, di solito mi alzo un pochino, però là di solito alle 8 sono già a dare il cincio, insomma, a sistemare casa. Invece mi sono messa appena ora, mi sono alzata un pochino in ritardo perché la sveglia l'ho decisamente spenta. Non parlo tanto a voce alta perché gli uomini stanno ancora dormendo. Io mi sono alzata come sempre prima di loro per sistemare e pulire casa, perché sennò col bimbo poi dopo non riesco a fare niente. Quindi adesso vi porto un attimo con me, vi faccio vedere un po' di pulizie, fra virgolette. E poi oggi sono anche un pochino in ritardo perché appena si svegliano gli uomini gli faccio la colazione al bimbo, lo lavo, lo vesto, lo cambio e voglio andare al mercato che c'è qua vicino a dove sto, però a Sesto, e voglio vedere se riesco a trovare al mercato qualcosina per il battesimo, perché ho girato tutti i negozi ma non sono riuscita a trovare niente che mi possa andare bene per il battesimo para compleanno. Quindi spero, incrocio le dita, di trovare qualcosina. In più devo vedere se riesco a trovare i calzini antiscivolo per il bimbo, perché ora ha iniziato a tirarsi su, insomma, a camminare da solo con il carrellino. Però io ho solo due paia, di cui sono due paia natalizi, di calzini antiscivolo. In casa le scarpine non gliele metto perché, insomma, magari sta più libero in casa, le scarpine gliele metto solo quando usciamo, insomma, cose così. E quindi sto cercando calzini antiscivolo, ma non riesco a trovarli da nessuna parte, quindi la mia unica speranza è il mercato, visto che è bello grande, bello fornito. Allora, adesso bando alle ciance, vado a fare di nuovo quello che stavo facendo e vi metto da una parte, così almeno vedete un attimino quello che faccio la mattina di solito. Allora, mi sto riprendendo così, come vedete ho appena finito di pulire tutti i sanitari, qua ho una barcata di panni, ma vi volevo far vedere anche due cose. Allora, la prima sono questi asciugamani che ho preso ieri dal Lidl, la marca è Mio Mare, se vi interessa. Comunque oggi è il 25 di gennaio, quindi se li volete, vi interessano, ci sono, penso che ci siano ancora a Lidl, perché sono andati, come si dice, nel volantino, sono dal giovedì 23, quindi
ci sono ancora per forza, e sono due asciugamani, uno come vedete lì. Non fate caso ai panni, alla vaschetta dietro, ma tanto devo dare il cencio e poi sistemerò. E sono due asciugamani in cotone 100% leopardati. Tra l'altro sono carini perché sono da una parte marroni e dall'altra neri, carinissimi. E poi, panni a parte, vi volevo far vedere, aspettate che levo la spugnetta, aspettate, aspettate, che ho preso, non so se mi seguite su Instagram, se non mi seguite andatela a fare perché lì sono molto molto più attiva, vi lascio comunque sempre tutti i link sotto nell'info box. Ho preso, martedì scorso sono stata dalla dentista, ho fatto l'igiene dentale e quindi mi ha consigliato lo spazzolino elettrico con le varie testine che fanno al caso mio, e io ho preso lo spazzolino elettrico, l'ho comprato ieri, sono andata a fare la spesa e ho trovato questo all'Esselunga, 24 euro. Ora, questa non è la mia testina ma è la testina di mio marito che si trova all'interno della confezione, ve la faccio vedere. E lo spazzolino in questione è questo qua. Allora, l'igienista mi aveva consigliato un altro tipo di spazzolino, ma sinceramente le testine vanno bene. Le testine che mi ha consigliato, che sono le Sensi Ultra Thin, se siete interessati, comunque sentite il vostro dentista ovviamente prima, vanno bene per qualsiasi Oral-B Pro 600, Pro qualcosa, insomma Vitality eccetera eccetera, e quindi ho trovato questo a un buon prezzo, perché veniva 24,90€, un buon prezzo che non c'era neanche su Amazon, e quindi ho preso questo. È l'Oral-B Pro 600 e dentro aveva il 3D White, e questo qua. Ha la garanzia di un anno, scusatemi, e questo è quanto. E quindi io lì cambio la testina e mi lavo i denti con quello. Mi sto trovando bene sinceramente, poi magari vi farò sapere più avanti insomma se cambia qualcosa, se non cambia, perché io sono abituata allo spazzolino manuale e quindi mi devo ancora un attimino regolare su sull'efficienza di questo qua a batteria insomma elettrico. Niente, io continuo le mie pulizie, do il cencio qua in bagno, metto le cose a lavare, poi mi do una lavata io, mi preparo e aspetto gli uomini che si svegliano. Tipo 8 ore dopo, no, tipo un bel po' di ore dopo, sono le 11:30 e siamo praticamente di ritorno a casa. Ci siamo fermati un attimo qui alla ferramenta vicino casa perché mio marito deve prendere delle cosine per sistemare e finire le ultime cosine nella cameretta del bimbo. E il bimbo è dietro di voi nel seggiolino e mi sta guardando tipo malissimo, ma va bene perché dice questa è pazza, parla da sola. Comunque niente, io ho trovato qualcosina, poi magari a casa con calma vi faccio vedere, prima faccio mangiare il bimbo, insomma sistemo lui, e poi magari vi faccio vedere con calma anche nel pomeriggio dopo pranzo appena dorme. Comunque ho trovato le cosine per il battesimo, sono infatti contentissima. Ho trovato sia l'outfit proprio, ho preso un tre pezzi, ho preso una gonna, una camicettina e un cardiganino corto, stile crop top, da mettere sopra in maglina. E poi ho trovato anche le scarpe col tacco, un décolleté, che poi vi faccio vedere insomma tutto. In più ho trovato i famosi calzini antiscivolo che non trovavo per il bimbo, perché praticamente era praticamente impossibile trovare calzini antiscivolo per il bimbo. Incredibile ma vero, io non so, ve l'ho detto anche tra l'altro nel video che vi ho fatto, se non ve lo siete visto, ve lo siete perso, ve lo lascio comunque qui sotto l'info box. E praticamente sì, era impossibile trovarli, li ho trovati, li ho presi solo due paia, perché 3 euro al pezzo sinceramente un po' carucci per essere nel mercato, però insomma ne avevo bisogno quindi glieli ho presi. Ho preso due paia di calzini e ho trovato anche un paio di lenzuoli per il nostro letto a 10 euro, un set di lenzuoli a 10 euro, carini, niente di che, però insomma comunque vi faccio vedere poi tutto a casa. Niente, io adesso aspetto il marito che faccia in mesticheria e poi niente, andiamo a casa e prepariamo pranzo. Noi abbiamo, più che prepariamo il pranzo del bimbo, perché noi abbiamo le cose avanzate di ieri. Ieri è avanzato il pollo con i pomodorini che abbiamo fatto, e poi è avanzata anche la passata, cioè la zuppa di verdure che avevamo fatto con i broccoli. Magari ci aggiungo un po' di Philadelphia dentro, me la scaldo e mangiamo quella. Faccio anche non so se magari mio marito fa un po' di pane croccante, lo metto un po' dentro, e poi faccio la pappa subito al bimbo appena arriviamo a casa. Mi cambio lui, faccio la pappa al bimbo, insomma mangiamo e poi con calma vi faccio vedere tutto. Non so se riesco a farvi vedere le cose che mangiamo perché con il bimbo sono sempre un po' di corsa, infatti si sta già stufando. Niente ragazzi, io vi saluto e ci vediamo più tardi. Allora, altro salto temporale, sono le 2:10, noi abbiamo finito di mangiare, io devo ancora fare
tutto ciò, quindi sistemare tutta quanta la cucina, svuotare ancora la lavastoviglie di ieri, ma a parte ciò, sistemare tutto, ma a parte ciò siamo tornati a casa, abbiamo mangiato quello che avevo detto, c'era il pollo con i pomodorini, insomma la zuppa non ve l'ho fatto vedere perché siamo arrivati tardi, a mezzogiorno e mezzo, dovevamo ancora fare da mangiare al bimbo, quindi non ve l'ho fatto vedere, mi sono messa subito a fare qui per il bimbo e ho sistemato lui. Adesso io l'ho cambiato, ho cambiato il pannolino, gli ho sciacquato la faccina, insomma tutto quanto, e il babbo l'ha portato a fare la nanna del pomeriggio perché siamo già in ritardo, perché lui di solito alle 2 già dorme, e quindi ora mi metto a sistemare tutta la cucina e poi vi faccio vedere le cosine che ho preso. Aspettate che abbasso la TV perché c'erano i cartoni che li stava guardando il bimbo, e poi vi faccio vedere appunto le cosine che ho preso stamattina. Poi dopo mi sa che devo andare un attimo a risparmio casa perché volevo prendere la tovaglietta, vi faccio vedere, non badate al caos che c'è, la tovaglietta da mettere qui sotto nella zona appunto dove tengo la macchinetta, le cialde, insomma le tazzine, e perché appunto sotto a volte succede che va un po' di caffè e quindi si macchia, essendo il ripiano della cucina bianco si macchia molto molto facilmente. Ah, tra l'altro non vi ho fatto vedere, ma abbiamo messo le mattonelle, queste qua, aspettate che accendo la luce, questa parte qua è finita, manca da finire quella dove c'è, vedete, il piano cottura, l'ha messo mio marito ovviamente, e abbiamo scelto, cioè le abbiamo scelte insieme queste qua, credo si chiamino le mattonelle alla greca, non lo so, insomma fatemi sapere magari sotto nei commenti come si chiamano, però io le adoro e sono meravigliose, anche perché qua si macchiava, là si macchiava, e quindi sicuramente era da fare. Ecco, noi quando siamo venuti in questa casa invece c'era, aspettate che riprendo le ciabatte perché ero sul tappeto, e quando siamo venuti in questa casa c'era solo la pittura lavabile, però soprattutto nel ripiano dove si cucina c'era il bisogno di mettere delle mattonelle, del paraschizzi. E poi dobbiamo finire un attimo di pitturare qua, vedete? È andata via la vernice perché era di questo colore che abbiamo fatto sempre noi, e dobbiamo ripitturare ancora un'altra volta perché è venuto via, perché non so, sotto quella lavabile hanno fatto uno strato grosso, non lo so, non ho idea di che cosa abbiano fatto sotto, e quindi si è scollata e questo pezzo qua lo dobbiamo rifare così grigio. Quindi dobbiamo finire queste mattonelline e di rifare questo pezzettino qua di pitturare, però insomma una cosa che in un'oretta, due di lavoro si dovrebbero riuscire a fare. Comunque io mi metto a fare la cucina perché sono già le 2 passate, se no finisco alle 4 e il bambino praticamente si sveglia e non sono riuscita a fare niente. Ho messo anche le lavatrici, ho sistemato un po' la lavanderia e adesso mi metto a fare la cucina e poi ci vediamo appena vi faccio vedere le cosine, che per me sarà fra un'oretta, per voi fra 5 minuti. Allora, rieccomi, spero mi vediate, mi sono messa un attimo qui in terra, io ho finito di pulire la cucina, adesso devo solo coprire l'impasto per la pizza, poi vi faccio vedere, comunque vi faccio vedere al volo cosa ho preso stamani, così almeno mi levo di mezzo e mi butto al mare. Ho preso per 10 euro questo set qua di lenzuola matrimoniali, che sono a righe e qua, le vedete meglio da qua, così, per 10 euro, perché mi sembravano molto 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 convenienti. Spero che vada bene le luci, mi sono un attimo accoccata in terra perché vi volevo far vedere un po' così questi acquistini. Poi ho preso 2 paia di calzini, questi sono quelli antiscivolo per il bimbo, ho preso un 18-20 perché ha il 20 appunto di piede. Poi ho preso invece, per quanto riguarda la comunione, mio figlio è già grande, ho preso per il battesimo / compleanno questa gonna, comunque tanto poi ve la farò vedere il giorno del battesimo indossato perché appunto tanto faremo foto, video. È una gonna a tubino che ha uno spacco dietro molto molto semplice da tagliere, diciamo, da abbinare con questa camicetta. Vi dico la verità che non rendono così, hanno visti indossati, ma ve lo farò vedere poi. Questa camicettina qua beige da infilare dentro la gonna che è abitata, e sopra quella camicettina beige ho preso questo cardigan, che è un cardigan a crop top, come vi dicevo stamattina, con
i bottoncini, il doppio petto praticamente si chiude, rimane qua tutto scollato con la camicina, che trovo veramente veramente elegante. L'ho provato e mi piace. Tutti abiti consigliati dal marito, quindi la fortuna è avere un marito che fa questo di mestiere. E poi ho preso queste scarpe qua da abbinare, sono un décolleté e sono un décolleté pitonato, fatte in questo modo. Adesso mi mancherebbe solo la borsa, ma non so se la prenderò, perché comunque la chiesa è qua dietro casa e quindi insomma posso fare anche senza borsa, ecco, non è indispensabile che io abbia la pochette, più che altro la prenderei giusto con un discorso di abbinamento, quindi adesso vediamo un po'. Ah, non trovo più i calzini, non so dove li ho messi. Ma ragazzi, ok, li ho messi dentro, tanto questa è tutta roba che poi ora adesso metto in lavatrice e sistemo appunto in casa. Comunque ve l'ho fatta vedere, perché almeno una volta che ve l'ho fatta vedere. Adesso ho una caterva di panni, come avete visto stamani, da sistemare e da lavare, e quindi appena ho finito quelli butto anche questa roba, tanto è roba che mi serve fra un mese, questa del battesimo, e butto anche le lenzuole nuovi. E niente, adesso vi faccio vedere, aspettate, vi prendo. Aspettate, vi faccio vedere, vi ho detto, devo coprire questi, aspettate che vi giro. Devo praticamente coprire questi, che sono gli impasti per la pizza di stasera. Allora, uno è normale, con la farina bianca, mentre l'altro è, non so se si vede, con la farina integrale. Quindi questo, faremo la pizza tutti insieme. Ci saranno anche i miei, tanto devono solo scendere due piani di scale. Quindi adesso gli metto un asciughino sopra, così almeno li lievitano bene, ed io vado a sistemare, a vedere se hanno finito la lavatrice e l'asciugatrice, e poi metto la lavastoviglie. Non le metto insieme, aspettate che vi rigiro. Ah, io vi faccio vedere che qua devo solo sistemare questo, scusatemi. Allora, sto facendo un casino, vado a mettere su le asciugatrici e le lavatrici, perché non posso mettere troppi elettrodomestici insieme, se no salta la corrente. Chiudo quelle con l'asciughino. Come potete vedere qua ho sistemato tutto quanto, pulito, ci sono anche le sedie sopra il tavolo, il seggiolone è tutto pulito e disinfettato. Dato l'aspirapolvere mi manca solo da dare il cencio, quindi adesso chiudo quelle, do il cencio e vado su a ora vi giro e vado su a vedere se hanno finito appunto le lavatrici e l'asciugatrice per mettere la lavastoviglie, e poi mi vado a riposare un pochino, perché poi volevo andare, quando si sveglia il bimbo, un attimo qua di fronte che c'è Risparmio Casa, l'abbiamo praticamente a 2 minuti, attraversiamo e siamo a Risparmio Casa, a vedere se c'è appunto quella benedetta tovaglietta da mettere sotto la macchinetta del caffè, e poi appunto si torna a casa, perché poi c'è da preparare la pizza, insomma, sistemare un po' le ultime cose in casa. Niente, sistemo queste cose e noi ci vediamo, non so se più tardi o a cose sistemate o per cena, insomma, vediamo come si evolve questo vlog. Avete visto dalle clip, ho ritirato l'asciugatrice che ha finito, ne ho messo un'altra ma non ho pigiato, non l'ho mandata, diciamo, l'ho solo riempita, perché adesso faccio la lavastoviglie e poi una volta finita la lavastoviglie dirò al marito di andare ad azionare l'asciugatrice, così almeno ho fatto un po' di panni. I panni li ho, come potete vedere, piegati tutti qua dentro, sono tutti panni del bimbo, così che adesso vado a sistemare quelli e poi mi riposo anch'io qualche altro. Vi volevo far vedere che qua è cambiato, ora beh, siamo ancora in fase di sistemazione, ma abbiamo preso anche un'altra cassettiera, il mobiletto che vi ho fatto vedere nel video, quello dove organizziamo l'armadio insieme del bimbo, cioè insieme, dove vi faccio vedere come ho organizzato l'armadio del bimbo, è praticamente l'ho buttato perché si era rotto completamente, e abbiamo preso questa cassettiera qua più bassa, così che ci fa anche un po' da fasciatoio. Infatti ho cambiato tutta la sistemazione, anzi fatemi sapere se vi va la sistemazione aggiornata delle cassettiere. E poi vi volevo far vedere anche queste, non so se siete mamme, magari vi può essere utile, queste qua di fitosimoline,
Sono delle garze impregnate di sostanza che si usano per ulcere e piaghe da decubito. Io le sto usando perché me l'ha data la pediatra, perché il bimbo ha una fortissima dermatite acuta, infatti è rossissimo sul sederino e anche sui testicolini, insomma sul pisellino, tutta la zona intima dei genitali ce l'ha completamente arrossata, disidratata. Sente tantissimissimo male e la pediatra mi ha detto di mettere queste garze per qualche giorno ad ogni cambio pulite. E poi appena starà meglio continuerò con la classica Fissan. Per il momento sta leggermente meglio, però poverino quando fa la cacca, siccome è dovuto alla cacca che è un po' acida, questi sono gli argomenti da mamme, non penso vi scandalizzerete, mi ha detto di usare appunto queste. Spero che da qui a lunedì stia molto molto meglio e di poter riutilizzare la pasta Fissan, perché mi sento veramente male a vederlo che sta da schifo. Poverino, quando lo cambio è veramente... Ok, non ci voglio neanche più pensare. Comunque fatemi sapere appunto se vi va di vedere la nuova sistemazione, ci tenevo a farvelo vedere perché appunto avevo fatto il video apposito, insomma ve lo lascio qui sotto se non l'aveste visto, e ricordatevi di farmi sapere nei commenti se volete la situazione aggiornata alle cassettiere. Niente, io sistemo la robina e vado a riposare. Allora, noi siamo sveglissimi, pisolino fatto, sono le 6 e 10 quasi e ho preso anche, ve la faccio vedere, la tovaglietta, questa. Tini. Ok, l'ho messo un attimo a giocare, se no non mi faceva registrare. E comunque vi stavo dicendo, tovaglietta presa, ho preso questa qua marmorizzata grigia plastificata da mettere sotto appunto la macchinetta. Adesso non vi faccio vedere perché ho il forno qua, perché il marito sta finendo quella parte là di mattonelle. Niente, qua c'è le pizze ancora così e qua ci sono già le cosine pronte. Ah, e poi tra l'altro vi volevo consigliare, se andate all'Esselunga, questi qua di Starbucks, se avete ovviamente la dolce gusto, perché è buonissimo, buonissimissimissimo, quindi se vi capita, anche il caramel è buono. Adesso vado dal bimbo perché si sta alzando in piedi e sta reclamando la mamma. Allora, come avete visto dalle clip che vi ho messo, noi stasera abbiamo mangiato la pizza, abbiamo fatto la pizza, era molto molto buona. Io adesso ho finito già di pulire tutto quanto e adesso ho il forno che sta andando, perché sto facendo la torta per la colazione. La faccio vedere, aspettate, la vedete? Sì, la vedete? Allora, ho fatto la torta. Allora, io non metto né burro né uova, perché appunto assaggiandola anche il bimbo molto spesso non metto cose, insomma cerco di mettere il meno possibile, e metto lo zucchero di canna e il latte, cioè non il latte ma la bevanda all'avena. Qui è avanzata anche la pizza, tra l'altro. E niente, metto praticamente queste cose, poi le faccio con, vabbè io ve lo dico ma non so se vi può interessare, magari chi è allergico, chi è intollerante a determinate cose gli può interessare anche una cosa un pochino più leggera. Metto farina, a volte metto l'integrale, a volte metto 00, a volte dipende quello che ho in casa, latte di avena o bevanda all'avena, zucchero di canna, poi metto lo yogurt greco o yogurt alla nocciola, in questo caso l'ho messo alla nocciola, ho messo le nocciole tritate, le ho tritate, ho messo anche quelle, latte e un po' di lievito, sì, latte, zucchero, farina, nocciole o comunque la frutta, l'altra volta l'ho fatta con le pere, la frutta, pere o mela, insomma dipende un po' quello che ho in casa, adesso ho preso le mele, la farò con le mele in futuro, e metto le gocce di cioccolato fondente, extra fondente, e questo è quello che faccio, insomma, e vi giuro che viene molto molto buona, viene lo stesso morbida e tutto quanto, anche se non ha burro, se non ha uova, eccetera. Niente, io ora aspetto la torta
Nel mentre che aspetto la torta, mi vado a fare una doccia, tanto i capelli non li devo lavare, li laverò domani o dopodomani, e quindi mi lavo insomma solo addosso, mi lavo i denti, mi faccio la doccia, mi strucco e me ne vado anch'io a letto. Il bimbo l'ho portato a letto il marito, perché la sera lo addormenta lui. Io sto morendo, mi sta praticamente partendo un braccio a stare così. E niente, la giornata finisce qua. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia oggi, anche se comunque non vi ho ripreso proprio tutto, insomma mi devo abituare, non sono consona a fare vlog, quindi per me è una novità, anche se adoro guardarli e quindi mi piaceva fare questa tipologia di video anche a me, perché mi piace condividere comunque le cose insieme, insomma così. Volevo far vedere anche queste, che sono meravigliose, queste tazzine qua, ve ne faccio vedere una. Queste, se andate da Risparmio Casa e siete patite delle tazzine come me, queste sono carinissime per il caffè. Io avevo solo lei e adesso ho trovato gli altri tre colori. Spero di trovare anche altri colori, semmai Risparmio Casa le farà, perché mi piacciono. Aspettate che vi ho fatto venire mal di mare, mi piacciono veramente tanto. Spero comunque che questo video vi abbia tenuto compagnia e che vi possa piacere questa nuova tipologia di video che voglio fare. E niente, noi ci vediamo poi in un prossimo video, non so se sarà un vlog, se sarà il video del parto, della gravidanza, non lo so, anzi fatemi sapere qui sotto con un commentino che video vorreste vedere prossimamente. Io vado a nanna, vi auguro una buona notte, una buona giornata, buon pranzo, buona cena, a seconda di quando state guardando questo video vlog, e ci vediamo nel prossimo. Un bacione.